La crescita dei casi Covid rallenta, ma l'Abruzzo resta la regione più colpita d'Italia. L'estate in corso rispetto allo scorso anno stesso periodo ha avuto decisamente più casi a causa della contagiosità delle sottovarianti, con il picco a giugno-luglio, spiega il primario di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore, Alessandro Grimaldi. Si ricoverano soprattutto anziani e persone con patologie e il tasso di mortalità è ancora troppo alto. È sempre difficile prevedere cosa può succedere. Quest'anno in maniera tipica abbiamo avuto dei picchi nei mesi di giugno e luglio che gli altri anni non avevamo, quindi però è chiaro che la socializzazione e il periodo di massimo affollamento che coincide col Ferragosto potrebbero essere un terreno favorevole per la circolazione del virus e quindi dei contagi. La pressione sugli ospedali in Abruzzo resta comunque sotto la soglia di allarme. Il tasso di occupazione dei posti letto Covid raggiunge il 19,3% per l'area non critica e il 5% per la rianimazione. In tutto questo la campagna vaccinale non decolla. La curva si è stabilizzata, nel senso che riceviamo soprattutto in ospedale, quindi ricoveriamo pazienti prevalentemente anziani con comorbilità, con alti fattori di rischio. Purtroppo c'è anche un alto tasso di mortalità legato alla patologia, però ecco, diciamo che in linea di massima in questo momento non stiamo vedendo un sovraccarico.